Un uomo di sani principi, generoso e buono, così era definito Saro Fiorellini, uno degli ultimi dirigenti militanti della sinistra storica vittoriese. Se n'è andato in un triste pomeriggio di febbraio, circondato dall'affetto dei suoi cari, e diverse generazioni di vittoriesi lo ricorderanno come gran lavoratore e soprattutto persona seria, disponibile, vicina ai problemi della gente. Enzo Cilia, ex sindaco e attuale consigliere comunale, lo ha voluto ricordare così stamane nel corso di Eventi Quotidiani. Sì, è veramente un pezzo di storia che va via e quindi mi stringo assieme a tutti gli altri compagni, amici, alla famiglia, a Peppe, a Cinzia, ad Anita, a Maria Luisa, a tutti i nipoti, i familiari, alla moglie. È stata veramente, per quanto mi riguarda personalmente, una figura di riferimento, una persona, un fratello maggiore. Così ci poteva rivolgere per il consiglio? Sì, perché noi ragazzini, insomma, che ci avvicinavamo alla politica, allora alla Federazione Giovanile Comunista, trovavamo una persona disponibile, sensibile, pronta a darti un consiglio, una risposta anche a problemi, insomma, che si ponevano già allora, organizzativi, di direzione politica. E quindi diciamo che è veramente un pezzo di storia di Vittoria che va via sempre, diciamo, pronto a dare una mano agli ultimi, ai più deboli, a dare anche risposte semplici nella sua qualità di dirigente politico, perché Saro Fiorellini è stato un dirigente politico di questa città assieme a tanti altri, sicuramente, quindi una figura importante, di una famiglia importante, e quindi con lui va via un pezzo di storia.